Avete fatto benissimo a venire, perché stasera io e Ivan vi diremo, anzi vi sveleremo il segreto per diventare ricchi. Ok? Le facce giuste, le espressioni giuste, quindi quanta bella gente intelligente e che non crede alle favole, ok? Quindi gente sgamata, gente che ci serve. Io se siamo qua è perché non crediamo alle favole. Bravi, bravi. A quello che si dice, ok. Io faccio subito una domanda, perché io il mio argomento iniziale è sulla moneta. Cosa abbiamo oggi? Perché se non riusciamo a capire cosa abbiamo oggi, è difficile che riusciamo a capire cosa avremo nel futuro, quindi nel digitale. Quindi la domanda che faccio io, se qualcuno se la sente, di darmi una definizione di ricchezza, semplice, concisa, se qualcuno se la sente, se no vado avanti. La libertà. La libertà, quando vuoi, come vuoi, libertà. Ricchezza, Ricchezza, libertà di fare quello che vuoi, quando vuoi. Dove ok, vai? Ok. Allora, visto che mi ha dato una definizione di questo, per intelligenza invece. Non accontentarsi mai. Non accontentarsi. Sempre alla ricerca. Perché dico questo? Perché intelligenza e ricchezza hanno una parola in comune, che è qualità. Secondo me, poi ognuno, le opinioni sono diverse. La ricchezza è la qualità di ciò che si ha. L'intelligenza è la qualità del ragionamento, quindi, o del pensiero. Quindi, secondo me, la ricchezza è basata sulla qualità, non sulla quantità. L'intelligenza è uguale. Perché l'intelligenza in quantità diventa sapienza, diventa cultura. L'intelligenza invece è qualità. Questo mi serve per arrivare al, diciamo, l'ho detto per scherzo, che vi diciamo il segreto per diventare ricchi, però io volevo iniziare dalla ricchezza come concetto per introdurre la moneta. La moneta è, ci sono 5 tipi di moneta. Perché bisogna sapere la meta, cioè la ricchezza bisogna saperla, conoscerla, perché uno ci può arrivare e non accorgersene, o uno se non sa dove deve arrivare non ci arriva. Quindi sapere cos'è la qualità vuol dire anche una bella famiglia, anche un bel lavoro. Quindi voglio dire, la ricchezza non è avere chissà cosa, ma avere la qualità delle cose. Quindi inizio con la ricchezza per arrivare a dobbiamo sapere la meta, la strada per arrivarci, e quindi io vi indicherò quella che è secondo me la moneta principale che bisogna ricercare nella vita, quindi la strada per arrivarci, e il mezzo che è l'intelligenza, poi senza di quella è difficile arrivarci. Tre cose. La moneta è la principale cosa, diciamo così, che conosciamo tutti, che è quella che ci serve nella vita. Però ci sono tanti tipi di moneta. Io ne conosco 5 e ve li dico tutti e 5. Dopodiché vediamo qual è la più importante, qual è la più conosciuta, qual è quella meno conosciuta, quella sottovalutata, eccetera, eccetera. Allora, le monete sono 5. C'è la moneta bancaria, la moneta semplice, adesso ve le elenco, dopo le vediamo. Poi c'è la moneta composta, poi c'è la moneta digitale e poi l'ultima, che secondo me è la moneta più importante che abbiamo tutti dalla nascita.
Allora, la moneta bancaria, partiamo prima da questo, va bene. La moneta bancaria, che è quella che abbiamo nei conti correnti, che è quella che abbiamo, i numerini che abbiamo nei conti correnti, perché si chiama moneta bancaria? Non si chiama moneta bancaria perché viene emessa dalle banche, ma si chiama moneta bancaria perché dal circuito bancario non esce mai. Qualsiasi operazione che voi fate, qualsiasi movimento, qualsiasi pagamento, va da banca a banca. Da lì dentro non esce mai. Noi non ne siamo né possessori e né proprietari. Questo per legge. Quindi è un cioè è una moneta che rimane all'interno del circuito bancario. Sulla moneta bancaria, però, nel prossimo intervento, perché ci vuole 7-8 minuti a spiegarla bene, vi dirò una cosa importante, che non solo non è moneta, attenzione, ma non sono nemmeno euro. E adesso, dopo lo vedremo e ve lo dimostrerò, che non è moneta e non sono nemmeno euro. Quindi le banche private, in questo caso, non stiamo parlando di banche centrali, non emettono moneta, emettono una cosa diversa che in 7-8 minuti poi vi spiegherò. Adesso andiamo avanti perché sennò dopo ci confondiamo. La seconda moneta è quella che conoscete tutti, la moneta semplice, le banconote, le monetine, questo inutile che lo spiego. La terza moneta è la moneta composta, che sono... Mi ero preparato anche un fogliettino. Allora, questi sono i servizi, questi sono i beni. Tra l'altro ho scelto gli occhiali perché fanno una B e quindi sembrano, cioè, sembrano beni. Quindi beni e servizi è la moneta composta. Moneta composta cosa vuol dire? Che sia i beni che i servizi sono monetizzabili e si possono trasformare in quelle che abbiamo detto prima, che è le banconote e le monetine, quindi, o la moneta bancaria. Quindi beni e servizi è composto per quello, perché non è vera moneta, cioè non sono... Allora, io faccio una distinzione sempre tra denaro e moneta. Moneta è tutto ciò che è monetizzabile, il denaro è la quantificazione della moneta. Quindi beni e servizi con questi li quantifico solamente, quindi la moneta bancaria e la moneta semplice sono la quantificazione di altre monete che sono beni immobili, intendiamo case, oro, eccetera, eccetera. La quarta moneta, che è quella meno conosciuta, che è la moneta digitale, che conosceremo nel prossimo intervento. Poi c'è la quinta moneta, che per me è la più importante, che è quella che ho usato io per quasi tutta la vita, che è la moneta personale. La moneta personale si divide in moneta fisica e moneta mentale. Attenzione, perché questa viene molto sottovalutata e ce l'abbiamo tutti dalla nascita. La moneta fisica e la moneta mentale ce l'abbiamo dalla nascita ed è illimitata ed è quella che bisogna cercare. Ed è quella che io ho insistito e mi sono andato a trovare, perché da quella nasce tutto il resto. Adesso vi faccio degli esempi. Allora, facciamo un esempio di moneta fisica. Mi è venuto in mente oggi Roberto Baggio. Roberto Baggio, con quella dote fisica, siamo tutti d'accordo che c'è nato. Non è che, voglio dire, ne nasce uno ogni... Adesso stiamo parlando di qualità alta, però... La moneta fisica, lui c'è nato. Dopo ci ha investito, l'ha implementata, come si dice, l'ha fatta crescere, quindi ha trovato l'allenatore giusto, gli allenamenti giusti, e questa sua moneta fisica l'ha fatta crescere di valore, l'ha fatta crescere, 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 fino a quando non l'ha monetizzata, se l'è fatta pagare. Quindi la moneta fisica, che lui c'è nato, l'ha monetizzata, per quello io la chiamo moneta, perché alla fine si monetizza,
Adesso, lasciando perdere la qualità alta, una moneta un po' più bassa di qualità è il lavoro. Quindi io, la mia moneta fisica, vado al lavoro ed è illimitata, perché io posso emetterne quanta ne voglio. Quindi basta lavorare di più nel limite delle possibilità umane. Io questa moneta fisica la posso mettere a disposizione o vendermela per conto mio. La moneta mentale è uguale. Adesso, senza andare nell'alta qualità dei geni, un ragazzino che ha una buona testa, un po' intelligente, eccetera, eccetera, va all'università. Quindi anche lui investe nella sua moneta mentale, la fa crescere di valore, la fa crescere, fino a quando la monetizza, quindi la vende. Io dopo gli studi mi sono trovato davanti però a un bivio, perché ho detto, questa mia moneta, io moneta fisica proprio zero, non so giocare a calcio, non so far niente, quindi ho l'unica cosa, ho la mia moneta mentale. Ho delle idee, ho delle cose, ho detto, cosa faccio? Due sono le soluzioni. La prima è entrare nel circuito. Cosa vuol dire? Vuol dire che io metto a disposizione di un'azienda la mia moneta fisica o la mia moneta mentale, se è un impiegato di concetto o un lavoratore. Cosa faccio? Metto a disposizione, produco beni e servizi, questa azienda mi dà la moneta, diciamo così, la moneta semplice, il denaro, con cui io ricompro beni e servizi. Questo è il circuito chiuso. Vado a produrre beni e servizi, mi danno la moneta con cui ricompro beni e servizi. Qual è la differenza? Che se io metto a disposizione, non dico svendo la mia moneta fisica e mentale, però posso utilizzarla meglio. La metto a disposizione di un'azienda, cosa succede? Che io vado nel circuito unico del risparmio. Perdo il guadagno. Cosa vuol dire risparmio? Che io metto a disposizione di un'azienda la mia moneta fisica o mentale, prendo lo stipendio, e l'unica cosa che posso fare è comprare qualche servizio in meno e qualche bene in meno. Non ho altre strade. Quindi l'unica mia strada è il risparmio. Rinunciare a qualcosa. Non ci sono altre strade. Se invece, come ho detto io la mia moneta mentale me la vendo, ho anche il guadagno. Purtroppo non tutti lo possono fare, non capisco tante cose, però io quello ho detto, non entro in questo circuito, mi vendo la mia moneta mentale e cerco di arrivare alla ricchezza, o benestante, insomma, ecco.